Dolcetto scherzetto, benvenuti in questo mukbang o mukbang come mi hanno appuntato. Sì, non si dice mukbang ma si dice mukbang, insomma, il risultato non cambia, se magna pure oggi. Benvenuti in questo mukbang di Halloween. Oggi mangiamo spaghetti all'assassina, io ci ho già messo sopra qua il formaggio. Mi sono preparata tutto questo costume qua io per Halloween, mi sono comprata la felpa dei Misfits, questa maschera di teschio, fa un caldo di bestia, ragazzi. Poi me la tolgo la maschera perché non si può mangiare così, non si può mangiare così e penso che mi toglierò anche la felpa a questo punto perché cioè è Halloween, ma sembra Ferragosto praticamente. Quindi oggi andremo a mangiare spaghetti all'assassina e poi sono andata da Mac e ho preso la ciambella, quella di Halloween, e quindi come dolcetto abbiamo la ciambella. Adesso bando alle ciance, la pasta ve la faccio vedere, l'ho fatta io, eh. È brutta ma buona. Vi faccio vedere questa pasta all'assassina, bella piccante, bella piena di pomodoro. Dopo ve lo spiego come l'ho fatta. Ok? Facciamo la foto della copertina, così poi mi posso anche andare a levare la maschera. Come possiamo fare a fare la foto della copertina? Così? Ok, facciamo una faccia da cattiva. Ok, adesso mi posso levare tutto. Guardate che bella che è questa maschera qua. Volevo fare tutto il mukbang così, però i dentini sono troppo bassi e fa veramente caldo, cioè sono già sudata praticamente, la maschera è di plastica. Questa felpa qua non vi dico che casino che ho fatto per trovarla, perché sono andata da H&M, l'ho vista, non l'ho comprata subito, male malissimo, sono tornata una settimana dopo, non c'era più, quindi ho dovuto, come si dice, ordinarla sul sito. Un casino, ragazzi. E adesso non me la posso neanche mettere perché ci sono 25 gradi di fuori. Poi, tra l'altro, è anche molto felpata dentro, felpatissima. Io mi ero preparata tutto. Va bene, dunque, allora, pasta spaghetti all'assassina. Allora, gli spaghetti all'assassina sono spaghetti praticamente risottati che si cuociono in pentola senza prima bollire gli spaghetti e poi metterli nel sugo. Si cuociono direttamente nel sugo allungato con l'acqua, si fa restringere, si cuociono gli spaghetti e il sugo l'ho fatto ieri, no? Quindi bisogna avere già un po' la passata pronta, tutto con cose dell'orto, pomodorini dell'orto, cipolla dell'orto, aglio dell'orto, peperoncino dell'orto, è bella piccante, l'unica cosa che non è dell'orto è il grana. L'accompagno con l'aranciata amara che è appena uscita dal freezer perché mi ero dimenticata di metterla in fresco. Speriamo che sia bella fresca. Ok, la mia fantastica cannuccia Leonardo in vetro borosilicato. Ok, e poi come vi dicevo prima, sono andata a prendere la ciambella da Mac. Quella di Halloween, una ciambella al cioccolato con sugli zuccherini di Halloween. Allora, incominciamo con la pasta. Io, in realtà, questa è una ricetta pugliese, se non sbaglio, perché ho guardato un po' di ricette e in realtà si doveva fare un po' brustolire la pasta in padella. Io l'ho tenuta cremosa perché a me non piace tanto il bruciato, l'abbrustolito. Però in realtà la ricetta originale bisogna farla un po' scarbontire in padella. Guardate che piattone di pasta, io devo sempre esagerare. Ho fatto circa 110 grammi. Vi dico che in teoria per la mia dieta io ne dovrei mangiare 50 di grammi di pasta, quindi è più del doppio. Ma che vita è? Cioè, che vita è mangiare 50 grammi di pasta? Io non la mangio. Cioè, si mangia bene la pasta se si deve mangiare, se no si mangia altro, o no? Oddio. La mangio uno, massimo 2 volte alla settimana la pasta perché cioè 50 grammi mi passa veramente la voglia di mangiarla. Bellissimi. No, abbiamo fatto la propaganda canale, ho cominciato a mangiare così
c'è una propaganda canale. Se siete qui e non siete ancora iscritti al canale, male malissimo, vi chiedo di iscrivervi così da farmi crescere con il canale. Noi abbiamo sempre l'obiettivo di arrivare ai 2000 iscritti il prima possibile, possibilmente prima di Natale. Perciò se sei qui e non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Lasciatemi un like di supporto e sentiamoci qua sotto nei commenti. Fatemi sapere che cosa volete vedermi mangiare per il prossimo mese, perché abbiamo la regola un mukbang al mese. Quest'anno, questo mese, ne ho fatto uno e mezzo, perché ho fatto il video mangio 24 ore cibo di Halloween, quindi dove ho fatto un po' di sgarri. Ok, ho mangiato biscotti, ricette con la zucca, andatevi a vedere il video se non l'avete ancora visto. E adesso chiudiamo in bellezza il mese con Halloween, la pasta all'assassina, cioè, giusto in tema di Halloween, horror, non è sangue ma è pomodorini, non è sangue ma sono ciliegini. Comunque datemi dei suggerimenti, cosa volete vedermi mangiare per il mese prossimo, perché io vi ascolto sempre. Infatti nello scorso video una persona, non mi ricordo più il tuo nome, mi ha scritto: ti prego mangia un piatto di pasta, ed eccola qui, l'ho fatta io, l'ho pure cucinata io, che cosa volete di più? Vabbè, ho detto Halloween tema spaghetti all'assassina, mi manca il coltello, questo è abbastanza a punta, potevo farla così la foto della copertina, però volevo utilizzare quella maschera lì perché non la utilizzo mai. Voi che cosa fate ad Halloween? Io mi sa che non faccio niente. Quest'anno Halloween mi ha preso bene più che il Natale sicuramente. Io il Natale sono il Grinch del Natale praticamente, non so, forse non farò niente, non ho ancora ricevuto nessuna proposta. Mamma mia, da tanto che non la mangiavo la pasta così, un bel piattone di pasta, bella piccantina. La mukbang dance, che è mukbang dance. Quanto pare si dice mukbang e non mukbang, sono stata sgridata, però vabbè, tanto magna se deve magna, o no, magniamo insieme. Ah, questi spaghetti sono di pasta integrale, io in casa ho solamente pasta integrale praticamente, non so se si nota, ma ormai mi sono abituata, sono buoni comunque, anzi forse mi piacciono di più degli spaghetti normali come consistenza, rimangono sempre un po' più duretti ed è molto difficile farli scuocere. Si può far scuocere anche la pasta integrale, però è più difficile. Mi dispiace che non sono riuscita a tenere questa felpa di Misfits di H&M che ho comprato. Ma veramente, cioè, sto sudando, fa caldissimo, tra il peperoncino, che veramente fuori ci saranno 26-27 gradi. È una cosa assurda. Allora, da una parte è meglio così, perché cioè, non abbiamo ancora acceso i riscaldamenti, stiamo risparmiando su questa cosa, però dall'altra parte cioè, ci deve far pensare. Perché io mi ricordo che ad Halloween non ha mai fatto così caldo, anzi quando ero piccola c'erano quei nebbioni. Quando ero piccola mi ricordo che praticamente magari stavo dai miei nonni al pomeriggio, perché magari mi venivano a prendere loro a scuola, mangiavo là,
E poi magari dopo cena mio nonno mi portava a casa e mi ricordo sempre che pioveva o c'era nebbia, cioè dovevamo fare tipo 200 metri tra casa mia e casa dei miei nonni e c'era sempre nebbia, freddo, buio, non lo so. Non so, vabbè. Riscaldamento globale, ragazzi. Non ce n'è. Da una parte è sempre bello avere le giornate serene, col sole, non avere i disagi della pioggia, della nebbia, dall'altra parte cioè, ci stiamo rinsecchendo praticamente. Chissà che cosa ne sarà di noi. Non lo so, intanto mangiamo, perché non c'è altro da fare che mangiare. Questa pasta. Unghie di Halloween. Guardate che belle, stiletto nero opache con i mignoli argento. Non devo fare niente però, cioè probabilmente non dovrò fare niente questo Halloween, ma cioè, guardate che roba, ragazzi, cioè se non fanno paura ste unghie. Bellissime. Commentate con un cuoricino nero per le mie unghie. Ah, e tra l'altro, qua giù in descrizione trovate il mio codice sconto con i Mena Nails, la rivendita italiana. Perciò, se avete bisogno di prodotti per le unghie professionali, avete il 10% di sconto con il mio codice CC10. Volete mettere? Quindi, se avete bisogno di prodotti per unghie professionali e anche altri prodotti, perché ci sono profumi, prodotti per il corpo che vedremo più avanti nel corso dei prossimi video, avete il mio sconto. Grazie, prego, anzi, prego. Sono troppo felice che mi sto mangiando un piattone di pasta. È già pure tanto, veramente. Sono quasi piena. Dopo dobbiamo mangiare anche la ciambella di Mac. Che tra l'altro mi sembra che sia uscita uguale da Lidl, perché l'ho vista sul volantino. Dopo, quando la togliamo dal pacchetto, la guardiamo bene e me lo direte voi se l'avete vista da Lidl. Lidl. Io purtroppo ci vado poco, però tengo sempre d'occhio il volantino perché sto ancora aspettando queste stramaledette spezie cinesi che devono uscire e non escono mai, che io le uso da mettere nel couscous. Perché non è neanche vicinissimo a casa mia, perciò non è che ci vado spesso, però tengo veramente tutte le settimane sott'occhio il volantino perché appena escono queste spezie cinesi ci devo andare. E quindi ho visto sul volantino la settimana scorsa, 2 settimane fa, che c'erano queste ciambelle di Halloween nel reparto panetteria. Non lo so, ragazzi, praticamente Halloween non è ancora passato. Io sto pre-registrando un paio di giorni prima di Halloween. Cioè, Halloween non è ancora passato e già non c'è più niente, praticamente. Già non c'è più roba di Halloween. Anzi, se io quando ero andata per cercare biscotti, robe varie per le cose di Halloween, c'erano già le cose di Natale. Anche su YouTube, è già più di un mese che sto guardando, sto vedendo che vengono fuori video. Spacchettiamo il calendario dell'avvento, cioè basta. Non è ancora arrivato Halloween, praticamente ci sono già le cose di Natale. Poi non so, ottobre è passato in un baleno. C'è stato settembre che è durato tipo 4 mesi. Ottobre siamo già al 31, praticamente. Cioè, tra 2 giorni è Natale, insomma. Cosa facciamo per Natale? Li facciamo i Vlogmas? Io sono il Grinch di Natale. A me il Natale non mi piace per niente come festa. Però potrebbe essere interessante anche capire il mio punto di vista, no? Perché a Natale, cioè, c'era questa moda di fare i Vlogmas. I content creator praticamente sono tipo un video al giorno di vlog, tipo. Per prepararci al Natale, fino al giorno di Natale.
Io non so se ce la farò, perché comunque, cioè, fare un video al giorno non è semplice. Un po' per portare contenuti, a parte che vabbè, io sono logorroica, quindi potrei parlare del niente per, vedete, potrei parlare del niente per almeno mezz'ora. Prima di colazione addirittura. Neanche nell'arco della giornata. Io i weekly vlog, quindi i vlog della settimana, non posso nemmeno farli perché, cioè, parlo per 20 minuti ancora prima di colazione praticamente. Cioè, se faccio un weekly vlog viene di 4 ore praticamente. Non lo so, quindi beh, potrebbe essere interessante, però, cioè, è una cosa veramente molto impegnativa. Poi non tutti i giorni quando mi alzo magari ho voglia di fare video, no? Però potrei alzarmi, aprire il telefono e dire: mancano 15 giorni a Natale e oggi non mi va di filmare perché mi girano le balle. Potrei dirlo. E potrei parlare 10 minuti del perché sono nervosa. Non lo so, potrebbe essere interessante, però è vero, la pasta è finita, eh. Ridendo e scherzando, in 10 minuti ce la siamo magnata. Più di 100 grammi. Sono piena. Adesso mangio la ciambella, poi mi metto tipo a pisolare, a rotolare. No, vabbè, sarebbe più bello portare più contenuti, magari anche facendo i video short, non lo so. Io non prometto niente. Fatemi sapere nei commenti se vi andrebbe di vedere i Vlogmas a dicembre. Non so, magari li chiamiamo i Sissimas o gli anti-vlogmas di Sissi, non lo so, dobbiamo trovare un titolo pertinente alla cosa. Guardiamo sta ciambella. Tiriamo un attimo il fiato e guardiamo la ciambella. Allora, qua mi hanno messo i fazzolettini, ne ho prese due perché una è per il mio camera dad, voi lo sapete che io ci penso sempre a lui. Eccola qui, è una ciambella al cioccolato, in teoria dovrebbe essere ripiena anche dentro, però non lo so, con sugli zuccherini di Halloween. Carina. Fatemela mettere su un fazzolettino, l'altro fazzolettino lo rimettiamo dentro, così il mio camera dad fa merenda più tardi, noi invece ce la mangiamo adesso perché siamo degli ingordi, perché dobbiamo sempre esagerare, no? Quindi, cosa che stavo dicendo? Ah, dicevo che sì, sarebbe bello portare più contenuti a dicembre, però non so se ne sono in grado veramente. Cioè, ho paura di non avere robe da dire, non lo so. Anche, a me fa ridere sta cosa perché, tipo, parlando anche con le mie amiche, una volta è uscito fuori che a me piacerebbe fare la radio, ok? Mi piacerebbe parlare in radio, avere un programma radio. E le mie amiche mi dicono: dai, ma perché non lo fai? Sei portata, parli di qua e di là, c'è la parlantina. Sì, però, cioè, se io ci metto lì e se mi metto lì e ci penso razionalmente, cioè avere un programma tutti i giorni, cioè vuol dire che devi avere tutti i giorni qualcosa di cui parlare e devi tutti i giorni andare in onda e i vlogmas sono così, cioè tutti i giorni dal 1° di dicembre fino al 25 io dovrei andare in onda e parlare di qualcosa. Cioè, se un giorno mi sveglio e non ho niente da dire, è possibile? Mi sveglio e dico: oggi non ho niente da dire. Mancano 15 giorni a Natale e io sono incazzata perché Natale non mi piace. Pensavo che col fatto di, cioè davvero, non lo so perché non mi piace, ma io non poi neanche addobbo niente, non faccio l'albero, il camera dad fa il presepe perché gli piace fare il presepe. Cioè la mia casa è tristissima a Natale. Tanto fia, veramente fa caldissimo, raga, cioè qua è roba di andare in piscina ancora un po'. Proviamo questa ciambella, sarà l'effetto del carboidrato molesto. Pomeriggio dormo. Guardate che dentro c'è il cioccolato. Buona, fritta, ciambella, glassata. Con gli zuccherini sopra, vorrei tentare di staccare uno zuccherino, se riesco, uno tutto intero. No, lo spacco. Ho spaccato la zucchetta.
Oh, non vengono via tutti interi, si spaccano. Zuccherino, zuccherino. Vabbè. Basta, calorie per tre vite. Vediamo se riesco. Ah, l'ho tolta una zucchetta. Guardatela qua, una zucchetta intera con i miei artigli. Buona. Tanto sto seminando zuccherini dappertutto. Ho perso il cioccolato. Ragazzi, che bontà. Devo dire che il ripieno di cioccolato, sì. Vediamo che cioccolato è. Fatemelo assaggiare da solo. Sembra quasi Nutella. Non so, non vorrei azzardare a dire che è ripiena di Nutella, però molto simile alla Nutella, il cioccolato che c'è dentro. Però non è troppo, cioè, non lo so, non è nauseabonda. È veramente buona, bella grassa. Però buona, veramente. Beviamo un po' di arancia tamara San Pellegrino per... Che poi, gliel'ho detto anche l'altra volta, non so che mukbang era che ho preso l'arancia tamara, che io me la ricordavo più amara. Sgrassare un po'. Comunque c'è lo zucchero. Cioè, arancia tamara, però c'è lo zucchero dentro. Quasi finita, ragazzi, due bocconi e abbiamo finito. Comunque fatemelo sapere se voi sta ciambella l'avete vista anche da Lidl, perché io l'ho vista sul volantino, giuro. Da Lidl costava 74 centesimi e a McDonald's l'ho pagato 1,50 euro. Vabbè, ci sta, non c'è niente, è onesto. Una ciambella al banco di un bar, per esempio, 1,50 euro, secondo me ci sta. Poi è pure ripiena con tutti i zuccherini, carina. Raga, spazzolato tutto. Manca di finire l'aranciata. Abbiamo finito tutto. Sono piena come un uovo. Carboidrati molesti. Non sono più abituata a mangiare così tanti carboidrati tutti insieme. Stasera, cioè oggi è sabato, stasera, cioè, avrei il coraggio di mangiare la pizza, no? Cioè, dopo 110 grammi di pasta non posso mangiare e una ciambella, non posso mangiare anche la pizza stasera. No, 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 no. Stasera un po' di proteine. Poi arrivano le 7:30. Cosa mangiamo stasera? Una pizza? Finita anche l'aranciata, ragazzi. Mi raccomando, noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa volete vedermi mangiare. Commentate col cuoricino nero in tema Halloween e unghie. Lasciatemi un like di supporto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!